Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro di Pillole della Tana insieme agli amici di Urban Reportage. Stiamo organizzando, come avevamo già detto, questi incontri con dei fotografi o comunque con dei personaggi che tratteranno di fotografia. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Michel Guillet e con Tiziano Butturini, che sono qui con noi, per parlarci di un personaggio che, diciamo, obiettivamente io conoscevo poco e che invece mi ha fatto conoscere Michel, e stiamo parlando di Gian Butturini. Il profilo ovviamente suo ce lo descriverà meglio Tiziano, ma prima volevo salutare quindi Michel e chiedere a lui un attimino come hai incontrato Tiziano e come è arrivato a te la figura di Gian Butturini. Ciao intanto. Ciao e buonasera a tutti. Allora, prima di tutto volevo fare un ringraziamento all'associazione Gian Butturini che mi ha dato l'occasione per poter condividere e collaborare in un progetto che stiamo portando avanti sul Cile. E quindi, insomma, per me è motivo d'orgoglio, ecco, poter collaborare per un fotografo internazionale e una persona, un'amicizia con Tiziano che, insomma, ora è da qualche tempo che c'è, insomma, che abbiamo. Io Gian Butturini l'ho conosciuto qualche anno fa, l'ho conosciuto attraverso un libro, il mio primo libro che ho avuto di lui, e la mia conoscenza è stata soprattutto perché io sono affascinato da Cuba, dalla realtà cubana, da tutto quello che è stato Cuba il secolo scorso, e queste figure un po' di Davide contro Golia, diciamo, no? E quindi, insomma, è un qualcosa che mi ha sempre affascinato tanto. E ora, al momento, insomma, la fase del popolo israeliano è più su Golia che su Davide, però questo è un altro tipo di approccio che nel caso di affrontare adesso. E niente, io praticamente attraverso questo libro di Cuba ho conosciuto questo grande fotoreporter che è Gian Butturini. Il libro ce l'ho qui. È questo. Bello. Per appunto è un libro che, diciamo che tutta la parte descrittiva del libro è stata fatta da Luciano Mondini, che è un giornalista per l'appunto livornese della mia città. Questa è una casualità, perché fino a che non ho avuto il libro non sapevo di questa cosa qui, però è una cosa molto, insomma, molto interessante, ecco. E Tiziano, quando poi è venuto a trovarmi, gli ho fatto rivedere questo libro, insomma, oltretutto all'interno neanche l'autografo che io non pensavo nemmeno, intanto un libro autografato, diciamo, sono particolarmente, ecco, da questo è il mio primo approccio con Gian Butturini e la sua fotografia. Poi tutto il resto fortunatamente per me è venuto fuori dall'amicizia che abbiamo ora instaurato da diverso tempo e da questa collaborazione. Molto bene, grazie. Tra l'altro io non conosco neanche questo libro, quindi adesso approfondirò anche su questo libro sicuramente. Un saluto adesso a Tiziano nuovamente. Tiziano, intanto grazie per essere intervenuto a questo incontro, anche se seppur piccolo, chiamato appunto Pillole della Tana. Volevamo iniziare a farti questa domanda. Se ci puoi, diciamo molto brevemente, chiaramente, tracciare un profilo umano e culturale di Gian Butturini, tuo papà, insomma, essenzialmente. Grazie. Ma lui era un ragazzo del 35, nel senso che è riuscito da bambino a conoscere sia il periodo bellico che il fascismo. Infatti il suo padre, quando era bambino, quasi non l'ha visto perché era militare, e quindi l'ha conosciuto alla fine della guerra, quando è rientrato. Lui era un bresciano, quindi nasce nella Brescia cattolica,
e diventa poi ragazzo nel periodo del boom economico, quindi negli anni 50, e si afferma a Brescia come grafico pubblicitario. Questo è il suo lavoro originale. E il punto di svolta è proprio quando, da grafico pubblicitario, da architetto di interni, va a Londra nel 69 per un lavoro in una fiera internazionale, e lì rimane ammagliato e affascinato da questa metropoli, questa Londra di allora, e lì inizia a volere cambiare vita. Cambia vita, cambia lavoro, e di fatto diventa un fotoreporter. E inizia la sua avventura proprio pubblicando il libro su Londra, per il quale l'anno scorso è ricorso il cinquantennale, un libro che Martin Parr, presidente di Magnum, e grande collezionista e fotoreporter internazionale, definisce un gioiello nascosto, che neanche lui lo conosceva naturalmente all'epoca, e che è in questo momento diventato uno dei momenti di riscoperta di questo grande autore. Lui pubblicò 40 libri fotografici, quello di Londra fu il primo, e iniziò con Londra la sua vicenda storico-politica, culturale, di viandante alla ricerca dei popoli, uno che si è sempre schierato dalla parte degli ultimi e che ha pubblicato decine di volumi proprio dedicati all'umanità. Lui ha voluto dedicare la propria vita, la propria ricerca ai popoli del mondo e ha quindi pubblicato una serie di volumi dopo Londra, un volume sul conflitto fra cattolici e protestanti in Irlanda del Nord, Cuba, il Cile di Allende e poi di Pinochet, altri volumi sul popolo Sahrawi, sull'India, quindi ha girato il pianeta e si è sempre schierato dalla parte degli ultimi. Oltre a fare il fotoreporter, ha fatto anche il regista, ha pubblicato, ha realizzato diversi filmati, il più importante è Il mondo degli ultimi, con Lino Capolicchio, dedicato alle lotte nella bassa padana del dopoguerra, e altri documentari, un esempio sulla strage di Bologna. Quindi ha svolto la sua esistenza dal 35 al 2006, svolgendo questa mission dedicata alla storia dell'umanità, alla documentazione della lotta, dell'impegno dei popoli del mondo per la libertà. Molto bene. E senti, Tiziano, sì, l'altra domanda che ti volevo fare è, tu, il lavoro che ha fatto, quindi tu mi stavi dicendo appunto che, diciamo, che il suo interesse principale era per gli ultimi, insomma, quindi per l'umanità, per gli ultimi. Questo suo lavoro, questo suo modo di pensare e di agire, ti ha influenzato nella tua crescita personale, insomma? Noi avevamo 21 anni di differenza, quindi eravamo quasi fratelli, ecco, insomma, no? Ok. Ad esempio, io ero a Brescia nei giorni della strage di Piazza Loggia, ero tra l'altro in piazza proprio quando è scoppiata la bomba, lui era a Berlino, e io l'ho raggiunto a Berlino, Est, e sono stato, quando avevo meno di 18 anni, con lui 40 giorni per fare questo reportage, per aiutarlo in questo reportage. È stato uno dei punti di incontro della nostra vita. Poi è chiaro che abbiamo avuto due esistenze parallele, però quello è stato un momento. L'altro momento significativo dove abbiamo fatto una cosa insieme è stata Cuba. Non Cuba nel 70, il primo volume, ma Cuba nel 2000, lui ritornò a Cuba più volte e pubblicò Cuba Porché Te Quiero nel 2000, e lì siamo stati insieme due mesi percorrendo l'isola. Io, come faccio il giornalista, anch'io l'ho aiutato e ho fatto dei testi nell'ambito di questo suo volume Cuba Porché Te Quiero, quindi abbiamo vissuto in modo parallelo, però ci siamo influenzati reciprocamente, e quindi sicuramente è stato fecondo il nostro rapporto fino alla fine. Tant'è che poi, quando lui non c'è stato più, abbiamo creato con mia sorella l'associazione Gian Butturini, che è stata fondata dal 2012 e che ha come mission proprio quella di portare avanti le sue opere, non farlo dimenticare, perché il suo messaggio continui, anche se lui non c'è più con noi, ma esiste e c'è attraverso il suo lavoro. Perfetto, speriamo che anche questa pillola possa contribuire a far conoscere ancora maggiormente Gian Butturini. Michel, sì. Per tornare un attimo a te, diciamo, giusto per
per, diciamo, approfondire un po' anche il tuo percorso fotografico, diciamo, sull'aspetto del reportage. Quanto il lavoro che hai visto, questo di Gian Butturini, ti ha influenzato anche a te nel modo in cui fai la fotografia, nel modo in cui tu poi ti relazioni rispetto alla fotografia? Quanto ha influenzato anche la conoscenza di Gian Butturini? Assolutamente tantissimo. Come tanto mi ha influenzato, aprendo una parentesi, la fotografia di quei fotografi che gli preme raccontare l'uomo, il suo destino, le sue vicissitudini, raccontare la società. Ecco, ci sono molti autori italiani che hanno raccontato attraverso la fotografia, hanno fatto un'analisi, un quadro della società. E chi possiamo dire? Possiamo dire Garruba, Bavagnoli, Romano Cagnoni, lo stesso amico di Gian Butturini, Mario Dondero. Mario Dondero, grandissimo, certo. Tano D'Amico a Roma. Tano D'Amico a Roma, assolutamente, cioè, sì. Sulla fotografia sociale, tutta la periferia. Uno, certo, dei miei maestri, Ivo Saglietti, che per me è, certo, assolutamente, è un fotografo, sì, di spessore notevole, ecco. E quindi, insomma, in Italia nel secolo scorso abbiamo avuto una rappresentazione di fotografi interessantissima a livello di documento sociale, ecco. E quindi, insomma, Gian Butturini si mette in mezzo tranquillamente a loro e a tantissimi. Con Mario Dondero aveva un rapporto speciale, erano molto amici, molto uniti. Con Mario Dondero in particolare. Anche molto interessante. Ma c'è tantissimo, no? Questo mi porta, se ho un secondo... Vai, tranquillo. Piccolo collegamento. Io, scusa, solo una cosa intanto. Io intanto approfitterei, mentre tu parli, e poi, sì, diciamo che facciamo scorrere un po' di foto di Gian Butturini, mentre tu parli, sì, così poi si può agganciare anche Tiziano, magari per dirci qualche aneddoto, magari di qualche fotografia che scorrerà il suo video. Ok, continua, Michele, vai. Sì, diciamo, il collegamento che sento di dire è sul... diciamo sul processo di spartiacque che abbiamo adesso, ecco, in questa situazione che stiamo vivendo, secondo me questo è un processo spartiacque a quello che è stato questo tipo di generazione fotografica. Quindi quello che è stato raccontato nel secolo scorso attraverso le immagini e la fotografia è importantissimo, perché un po' perché è una testimonianza che rimane, quindi è un qualcosa che rimane saldo. E un po' perché secondo me deve darci l'input proprio in questo momento a far quello step, quello scalino che ci aspettiamo dall'inizio del 2000 quasi, no? Cioè noi inizio del 2000, secolo nuovo, e quindi cambiamento totale della società, no. Fino a questo momento è cambiato pochissimo. Cioè, le ingiustizie, gli ultimi, come diceva Tiziano, no? Claro. Che rappresentavano un qualcosa interiore di Gian Butturini, sono sempre lì. Ecco, non sono ancora spazzati via col nuovo millennio. E quindi, secondo me, questo potrebbe essere un processo di spartiacqua per rifarci un'analisi, per vedere cambiamenti che ci sono stati, gli errori che ha portato il secolo che ci ha preceduto, e poter riproporre in maniera differente un qualche cosa di nuovo. È una mia utopia. Certo, ma anche una sfida, diciamo, recentemente con questi, con, diciamo, riferimento proprio al momento diciamo, di crisi che stiamo sanitaria che stiamo vivendo adesso. Tiziano, stanno scorrendo un po' di immagini. Sì, chiedi tu di filmarti. Dimmi. Sono foto cilene che lui ha fatto in due momenti. Prima del golpe, quindi 72-73, prima del colpo di Stato, questo è Allende, alla Moneda,
che stiamo vedendo in questo momento, e poi altre foto le ha fatte nell'87, quando durante il periodo della dittatura il Papa Wojtyla andò in Cile. E tra l'altro queste immagini sono, per queste immagini sono stati pubblicati due libri, uno Cile Venceremos nel 73 e uno Cile 87 dopo appunto il reportage con la visita di Wojtyla. Questa ad esempio è una foto dove lui stesso è insieme ai ragazzi della brigata Ramona Parra, che sono i muralisti che andavano a dipingere i muri nel periodo di Allende per sostenere l'impegno del governo socialista e la propaganda a favore dell'azione di quel governo di unità popolare. Lui dov'è? Allora, in questa foto dov'è lui? È quello, guarda, è col casco, quello più bianco, grande di tutti, l'ultima fila. Ultima fila, casco bianco, mi sa che guardi in basso, mi sembra che guardi. Ok, sì, sì, sì. Gli altri sono ragazzi, tra l'altro mi dicevano che uno di questi ragazzi, quello più isolato rispetto al gruppo, è diventato un musicista che in questo momento suona negli Stati Uniti, e allora era un ragazzo, men che diciottenne, che faceva il muralista nella brigata Ramona Parra nel periodo di Allende. Tra l'altro queste foto le abbiamo viste recentemente con Michel, perché stiamo realizzando un fotovideo proprio su quel periodo, sulla storia cilena, con foto sia del 73 che dell'87 che di questi momenti, e abbiamo un contatto con un grande fotografo cileno che si chiama Luis Hidalgo, che sulla base di musiche di Orazio Duran degli Intilimani ci sta aiutando a realizzare questo fotovideo dedicato alla storia cilena e anche all'attualità cilena. Questo è Pinochet, questo è un manifesto, questo è Pinochet con la moglie durante il periodo della visita di Wojtyla. Questo è un manifesto che diciamo, sottolinea l'importanza della nazionalizzazione del rame nel periodo di Allende, presidente. Senti, intanto che scorrono le foto, ci puoi dire pure qualcosa riguardo, magari qualcosa in più riguardo l'associazione Gian Butturini, cosa si propone e cosa... L'associazione innanzitutto ha favorito la ripubblicazione dei suoi libri. Ad esempio il libro del 69 è stato ripubblicato con Damiani di Bologna, con la prefazione e la coedizione di Martin Parr due anni fa, e l'associazione ha anche favorito la ripubblicazione di Daiquiri, che è il racconto dei suoi fotoreportage, racconto sia fotografico sia i suoi appunti di viaggio, che è stato pubblicato nel 2016 con l'editrice Mimesis di Milano. Quindi, poi stiamo realizzando mostre, ad esempio abbiamo fatto con Michelle a Livorno qualche mese fa la mostra sul trentennale della caduta del muro di Berlino. L'abbiamo fatta a Milano Photo Festival nel 2019, l'abbiamo riproposta a Livorno proprio nei giorni del trentennale della caduta del muro. Quindi abbiamo una serie di mostre, abbiamo mostre, ad esempio lui ha fatto un lavoro enorme sulla nuova psichiatria con Basaglia, lui ha seguito Basaglia e tutti i successori di Basaglia per 30 anni a Trieste, infatti l'ultimo suo lavoro, prima che venisse a mancare il 2006, lo fece proprio a Trieste, quindi abbiamo anche su Trieste e sulla nuova psichiatria una mostra molto ampia che descrive tutto il suo reportage. Abbiamo mostre sull'India, sul popolo Sahrawi, quindi il nostro lavoro è proprio quello di dare seguito alla sua esistenza, nel senso di riproporre sia in termini di libri che di mostre che di film tutta la sua opera. C'è ancora molto da vedere, allora. C'è molto. Ad esempio, stanno restaurando in questo momento a Cinecittà il suo film Il mondo degli ultimi, e speriamo entro quest'anno di poter riproporlo nella versione digitalizzata e nelle sale, perché è un film importante che riguarda appunto le lotte contadine nel dopoguerra. Poi abbiamo, che esiste tuttora presso l'archivio del Comune di Bologna, un documentario interessante sulla strage. Quindi lui ha fatto veramente tantissimo, e molte delle cose che ha fatto non sono sufficientemente conosciute come meritano. E il compito dell'associazione è proprio quello di promuoverle, cioè di renderle note a coloro che non le conoscono.
Un'altra, non è ultima, anzi, un'altra curiosità più che altro mi veniva in mente mentre facevo scorrere le foto. Lui aveva uno stampatore particolare, andava da qualcuno a farsi stampare, aveva un suo preferito, oppure ovviamente si rivolgeva alle agenzie e facevano tutto loro? No, dal punto di vista della stampa, proprio materiale delle immagini, tuttora anche noi andiamo da De Stefanis a Milano a fare la stampa. No, proprio la stampa dei suoi negativi. Dal punto di vista degli editori, diciamo che ha avuto vari editori non sufficientemente importanti, e questo è un limite, perché se avesse avuto gli editori più importanti probabilmente avremmo avuto certo, anche una penetrazione maggiore. E lui sicuramente faceva i suoi viaggi e poi, una volta che li aveva fatti, metteva sul mercato il suo lavoro e soprattutto si dedicava alla produzione di libri e di mostre. Questa era la sua preferenza. Naturalmente molti di questi libri hanno lasciato un segno, e in particolare questo libro di Londra, che è stato il primo, è giudicato in termini, diciamo, di grande soddisfazione da parte di Martin Parr. Infatti siamo stati con Martin Parr a Photo London nel 2018, abbiamo avuto dei riconoscimenti significativi, e tra l'altro anche il lavoro su Basaglia, diciamo che è stato molto apprezzato a livello della critica internazionale. Bene, e Michel, vorrei tornare un attimo a te e ti volevo chiedere, anche perché siamo... Questo è mio padre che sta facendo un murales, proprio sta partecipando con la Brigata Ramona Parra all'esecuzione di un murales dedicato all'Italia. Questo è lui, che aveva lasciato la macchina e aveva preso il pennello per partecipare. Anche perché Gian Buturini è nasce come grafico. Quindi sapeva bene come mettere, come impostare, diciamo, anche un murales, ovviamente, essendo grafico. Sì, volevo farti una domanda, London, scusami. Infatti, in questa veste è fenomenale. Cioè, in veste grafica, oltre alla veste fotografica, chiaramente, ma la veste grafica di quel libro è un qualcosa che per me è veramente... veramente speciale. Stiamo andando in conclusione, perché ovviamente, come avevo accennato all'inizio, essendo una pillola, trattiamo l'argomento, anche se non è esaustivo sicuramente il lavoro di Gian Buturini. Ne faremo sicuramente altri, già lo so che sicuramente avremo altri incontri su Gian Buturini. Già questo primo incontro non può essere esaustivo di tutto il lavoro che ha fatto Gian Buturini. Però stiamo esaurendo invece questa pillola. Prima di concludere, un'altra due domande, una prima a Michel e poi chiudiamo con Tiziano. Michel, volevo chiedergli qualcosa riguardo al suo lavoro, e nello specifico so che lui lavora con un'associazione, che però magari vorrei che ce lo dicesse lui direttamente. Sì, allora, diciamo che Percorsi Fotografici è stata un'idea di qualche anno fa. E era un'idea che mi ero prefissato di portare avanti su un concetto che per me è fondamentale della fotografia. E, oltre al fatto della condivisione, chiaramente, perché si parla di persone, quindi di umanità, di persone che vengano a fare un percorso fotografico attraverso un hobby più che una professione. Quindi è un qualche cosa in più che si concedano nella frenesia del quotidiano. Quindi Percorsi Fotografici è nato anche da questo. Però diciamo che una delle prime cose che rispecchia Percorsi Fotografici è il discorso proprio di entrare all'interno della storia della fotografia e quindi della conoscenza fotografica a 360 gradi, perché è fondamentale anche per poter poi sviluppare un lavoro, un progetto personale, ma anche proprio per una cultura personale della fotografia. E quindi Percorsi Fotografici affronta, oltre ai diciamo ai corsi tra virgolette che mi urta dirlo, chiamarli, vabbè, base e avanzati, per me sono percorso 1 e percorso 2. Certo. Sì, perché non è la fotografia. No, è tecnica, corretto. Dai. Condivido anch'io questa tua... La fotografia, cioè dentro c'è la tecnica, ma è quello che condisce poi esatto, il sapere fotografico. Quindi diciamo che
ci fa parte, ma non è fondamentale, ecco. E per corsi fotografici svolge questo tipo di approccio. Quindi facciamo questo, con la speranza di farlo al più presto, perché... E speriamo, e speriamo. Speriamo. È veramente dura. Volevo chiudere con Tiziano, ci voglio dare brevemente, proprio in un minuto, il messaggio che ci lascia Gian Butturini adesso, nel 2020, e soprattutto in riferimento a quello che ci siamo detti in questi piccoli, pochi minuti di pillola. Guarda, ti dico che con Michel, in particolare, sempre a proposito di Gian Butturini, stiamo facendo un lavoro molto importante che fa parte del suo lascito. Una delle cose prime che lui fece fu un grande lavoro sull'Irlanda del Nord, il conflitto. E con Michel in questo momento lui sta rivedendo quel migliaio di fotogrammi che lui realizzò nel 70-71 e d'accordo con un autore che ha pubblicato un libro in questi mesi, I muri di Erin, riproporremo quel lavoro sull'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord, che tra l'altro anche in tema di Brexit è uno dei punti dolenti della situazione nuova, e quindi questo dimostra anche l'attualità di una certa riscoperta dei reportage che lui fece. Quindi avremo il Cile, e stiamo realizzando questo video, questo foto video con Orazio Durante e gli Intilimani, ha partecipato anche Michel a questo progetto, e poi l'altra cosa sarà questo grande lavoro di riproposizione dell'Irlanda, perché metteremo insieme il lavoro che lui fece nel 70 con un libro appena uscito, I muri di Erin, che documenta le centinaia di murales che sono stati realizzati nei decenni scorsi in Irlanda del Nord, che riprendono tutti gli elementi storici che caratterizzano la presenza culturale cattolica e protestante di allora. Quindi noi sostanzialmente continueremo nella nostra opera come associazione Gian Butturini per riproporre il suo lavoro e per valorizzarlo soprattutto nel momento in cui ci sono i punti di ritorno di attualità. Ad esempio, abbiamo appena fatto la riproposizione del trentennale della caduta del muro di Berlino, no, riproponendo che cosa? Il lavoro che lui fece in Germania Est prima della caduta del muro. Quindi abbiamo questo tema, questo argomento ricorrente che dà futuro e che dà in qualche modo un contributo di lascito di questa persona che non c'è più, ma c'è ancora perché il suo lavoro continua, e continua perché ha lasciato un segno nelle cose che ha fatto. Grazie. Un saluto a tutti, grazie per queste pillole, è stata una cosa interessante, sicuramente non è finita qua, ci rincontreremo sicuramente, perché Tiziano è stata assolutamente una risorsa molto preziosa, grazie a Michel per avercelo fatto conoscere, a noi e a tutti coloro che vedranno questo filmato. Grazie a voi. Ciao.